Ho capito molto rapidamente che il pubblico è una variabile incontrollata e che tutto ciò che succede al di là dello schermo è imprevedibile, del tutto privo di regole. Se non fosse per questo, mi accingerei a scrivere il requiem della fiction italiana, che a naso sembrerebbe crollata, deceduta improvvisamente negli ascolti e soprattutto nella qualità. Dopo le saghe mafiose, il terrorismo, il falso patriottismo, dopo aver proposto in tutte le salse le scuole, gli adolescenti, dopo aver decretato il declino dello sceneggiato in costume, dopo i papi, i santi, i preti, gli instant movie non riusciti, fino ad arrivare alla satira della fiction stessa, che cos'altro ci potrà essere? Al Magna Grecia Film Festival la presentazione di questo libro, manuale di sopravvivenza dell'attore non protagonista, di Ninni Bruschetta. Cosa significa? Che sei destinato a fare il non protagonista a vita? No, l'ho sempre fatto, ho sempre fatto il non protagonista e quindi ci ho scritto un libro, perché è anche un modo di stare al mondo quello di essere non protagonisti e secondo me è un modo bello, un modo di vivere anche le cose che si fanno come cose che ti appartengono anche se non sei, diciamo, al centro di quella cosa, sei una parte. E adesso il nostro lavoro è fatto di questo, no? Di parti. E però poi è anche un modo per raccontare l'Italia, perché diciamo, è uno sguardo a 360 gradi sulle tre grandi discipline dello spettacolo, che sono cinema, televisione e teatro. Cosa ti ha spinto a scrivere questo libro? Mi ha spinto un amico che si chiama Renato De Maria, che è un grande regista di cinema, che un giorno è venuto a casa mia e io gli stavo raccontando che facevo tre fiction contemporaneamente tra Torino, Roma e Palermo, e le signorine dell'Air One mi salutavano ogni sera, ma non perché ero famoso, semplicemente perché mi vedevano ogni sera salire su un aereo. E lui mi disse, scherzando, dicendo che ci devi scrivere un libro su questa cosa, e io l'ho scritto. Quali sono, diciamo, quelli più preparati, i protagonisti o i non protagonisti? Parlo dal punto di vista professionale, perché no, anche come intelligenza. Non lo direi neanche sotto tortura. Sì, perché? Beh, perché non lo dico neanche nel libro. Nel libro cito tutti i protagonisti con cui ho lavorato e soprattutto cito quelli che stimo, parlo di quelli che stimo e a cui voglio bene, anche perché ci sono anche degli amici. Ma mi riferisco a una figura, diciamo, la cui stranezza sta nel sistema della fiction italiana, non nelle persone che lo fanno. Insomma, la colpa non è dei protagonisti, perché essere protagonisti non c'è nessuna colpa. Il fatto che ci siano dei racconti che sono troppo sbilanciati sui protagonisti è un problema produttivo. Da come parli sembri quasi contento di non essere stato protagonista, ma comunque ci sarai andato vicino qualche volta. Allora, ho fatto un solo film in realtà per il cinema che si chiama I Cinghiali di Portici, in cui ero il primo nome, ma non ero un protagonista nel senso a cui faccio riferimento io, ripeto, io faccio riferimento a un protagonismo voluto, pensato, preordinato, invece il vero protagonista è quello che diventa protagonista. Per concludere, un appello ai non protagonisti che ci stanno ascoltando e vedendo? C'è scritto nel libro, e io lo ricordo a memoria, dico così: per favore, quando vi chiameranno per fare 40-50 pose in una fiction TV, non fate quelle patetiche telefonate ai vostri amici, ai vostri genitori, alla ragazza che state corteggiando, in cui dite che siete tra i protagonisti, perché siete non protagonisti.